Daniele, dopo un anno di questo progetto congiunto fra Capolona e Quarata, ecco, quali sono i risultati che siete riusciti a ottenere? I risultati diciamo che sono soddisfacenti, siamo molto contenti di questa fusione. Come ben sai, nelle squadre di calcio le fusioni nascono sempre delle problematiche enormi. Noi invece siamo molto soddisfatti di questa fusione e stiamo andando avanti con il nostro progetto di crescita che abbiamo intrapreso fin dall'inizio. Il tutto ci conforta il fatto che quest'anno abbiamo come iscrizioni tra squadre giovanili e scuola calcio superato le 200 iscrizioni di ragazzi, quindi ci mettono a uno dei primi posti nell'ambito delle società sportive della provincia. E lo testimonia qui l'impianto di Quarata, insomma, dove guardi ci sono ragazzi che sono contenti, no? Perché poi i ragazzi questo vogliono. Sì, certamente sì. E per questo che abbiamo cercato anche con gli istruttori di cercare gente, prima di tutto dal punto di vista umano, che valessero questo discorso, perché siccome devono stare con bambini, anche con quelli più piccoli, quella è la cosa principale. Poi che valessero anche dal punto di vista tecnico, perché ovviamente insomma la domenica si va in campo per cercare di fare un risultato sportivo, nessuno va in campo per perdere, però poi la cosa principale anche sulla scuola calcio è il rapporto umano con i ragazzi. Perché se si vuole crescere, insomma. Se si vuole crescere, i criteri che avete usato per scegliere i vostri allenatori e i vostri istruttori? Abbiamo messo due responsabili, soprattutto Nicola Bruni e il mister Meozzi, che nutrivano la nostra fiducia e hanno scelto sempre in ambito di tutti gli allenatori col tesserino, tutti qualificati, che valessero le... Noi gli abbiamo detto quali erano le nostre aspettative e loro hanno scelto in base a quello. Noi qui ci siamo incontrati a Quarata, ma c'è anche come Capolona, come impianti. Sì, noi abbiamo quattro impianti che ci consentono in questo periodo difficile di Covid anche di giostrare tutti i nostri oltre 200 ragazzi nel miglior modo possibile. Avendo più impianti, tutti con erba naturale e tutti di alto livello, ci mettono in confronto a altre società in una posizione anche di vantaggio, diciamo. Come può vedere anche qui c'è tutte le distanze, tutto fatto alla perfezione, anche all'ingresso. Insomma. Anche all'ingresso e tutto, quindi anche perché tutti i genitori ci affidano i ragazzi per queste due ore a noi, quindi abbiamo delle responsabilità enormi. Quelle sempre, ma in questo momento ancora di più, maggiore. Cerchiamo di essere seri e responsabili in questo frangente. E questo qui sicuramente è un messaggio che va accolto dalle famiglie, no? Sia del Casentino, perché almeno in parte guardate verso il Casentino, ma anche verso la città di Arezzo. Sì, noi riusciamo a guardare il Basso Casentino e la città di Arezzo, perché se consideri Arezzo, Ceciliano, Quarata, Chiassa, Capolona, insomma, siamo la società di riferimento per questo. Lo testimonia, come ho detto poc'anzi, oltre 200 iscrizioni. C'è la voglia comunque di crescere. Ecco. C'è la voglia di crescere, il progetto. L'unica cosa, cerchiamo, non abbiamo ancora sul lato giovanile una squadra sul campionato regionale, speriamo quest'anno con l'amico Tedeschi nutriamo molta fiducia nella squadra giovanissima. C'è la voglia comunque di crescere. C'è la voglia di crescere, il progetto. L'unica cosa, cerchiamo, non abbiamo ancora sul lato giovanile una squadra sul campionato regionale, speriamo quest'anno con l'amico Tedeschi nutriamo molta fiducia nella squadra giovanissima. Si pensa ad avere una squadra di buon livello, poi sarà il campionato dopo. Dai verdetti. E a Tedeschi nei prossimi giorni, insomma, lo sentiremo, sì, per capire qual è la sua opinione. E lo ringrazio che è tornato da noi dopo un anno di assenza. Insomma, per concludere, cosa possiamo aggiungere? Che noi andiamo avanti, la nostra intenzione è un progetto di crescita sempre maggiore, di riuscire a aumentare sempre di più i ragazzi e anche dal punto di vista sportivo di riuscire a raggiungere traguardi importanti. Noi siamo per crescere, insomma, ci siamo uniti per quello. E di divertirci. E di divertirci, quella è la cosa principale. Grazie e buon lavoro. Adesso devi fare una cosa, però. Dopo taglia quel coso.